La DIA confisca beni per oltre 20 milioni di euro nei confronti di un imprenditore ritenuto contiguo alla cosca Raso Gullace albanese. Coronavirus in Calabria, 256 casi, aumentano i ricoveri. Vaccini dopo i medici e i farmacisti, il distretto programma Iover 80. 279 richiami in Calabria, ma rimane il nodo forniture. 27esimo anniversario dell'omicidio degli appuntati Fava e Garofalo, cerimonia sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria. È tempo di Open Day, tutti gli istituti si aprono al pubblico, ma solo virtualmente. La comunità ortodossa di Stilo celebra oggi l'Epifania o Teofania. Il monaco Nilo fa anche il punto sullo stato di crisi delle chiese. Il benvenuto all'informazione di Telemia che comincia anche quest'oggi tenendo in primo piano i numeri del coronavirus in Calabria, più 256 positivi. Vediamo la situazione. La Calabria continua ad arrancare con il Covid, con 20.553 somministrazioni da inizio mese su 39.280 dosi consegnate e al 52,3%. Oltre 17.600 sono state le somministrate agli operatori sanitari e sociosanitari. Ieri sono anche iniziati i primi richiami relativi alle somministrazioni del 27 dicembre scorso. Intanto, nelle ultime 24 ore, nel bollettino regionale, sono stati segnalati 256 nuovi casi su 1.533 tamponi. Non è un numero alto. Il classico precipitare dei numeri del lunedì dopo la pausa del fine settimana sul tracciamento dei contatti. Sono anche in decremento gli isolati a domicilio, meno 40, aumentano invece i ricoveri in area medica, più 22, arrivando di nuovo al 35% del tasso di occupazione dei posti letto. E poi 24, meno 1, ricoveri in terapia intensiva, quindi si recupera un'unità. Ancora drammatica invece è la conta dei morti, altri 4 decessi che portano il totale a 539 morti di Covid dall'inizio della pandemia in Calabria. E tra le province calabresi ad avere il primato per le vaccinazioni è l'ASP di Crotone. Finora sono state somministrate oltre 3.000 dosi ed è iniziata anche la distribuzione nelle residenze per anziani. Nella stessa provincia ieri sono stati 15 nuovi contagi secondo il consueto bollettino della regione, per un totale di 419 casi attivi. Resta fermo a 39 il dato delle persone decedute. In provincia di Catanzaro i nuovi contagi sono in leggero calo. Vengono segnalati in ogni caso 2 nuovi decessi, che portano il bilancio complessivo a 83 morti dall'inizio della pandemia. Un lunedì in cui gli ospedali, dove nel frattempo sono iniziati i richiami per i primi vaccinati, hanno fatto registrare un aumento dei ricoveri in malattie infettive. Sul territorio provinciale 2 nuovi casi vengono segnalati a Valle Fiorita, mentre nella vicina Girifalco al tampone molecolare dell'ASPA ha confermato 4 dei 5 casi positivi emersi dai test rapidi negli scorsi giorni. Anche a Montepaone il trend dei contagi continua a crescere, i casi accertati al momento sono 10, mentre per le altre 7 persone il sindaco ha emesso l'ordinanza di quarantena. Sembra migliorare invece la situazione nei comuni dell'Alto Ionio, a Sellia Marina, che a Cropani da alcuni giorni stanno facendo registrare soltanto guarigioni. Sono 33 e 4 sono rispettivamente le persone ancora positive nei due centri. Sono 107 invece i nuovi positivi a Cosenza. Al momento i casi attivi sul territorio sono un totale di 4.223, con 190 sintomatici. 2 nuovi contagi rilevati ieri, 5 sono stati costretti a ricorrere al ricovero in ospedale, ai quali vanno aggiunti 2 nuovi pazienti al pronto soccorso. Anche ieri si è registrata una vittima da Covid. I morti finora arrivano al numero di 230. Si tratta di un paziente ricoverato in ospedale in reparto diverso dalla rianimazione. A Castrovillari sono stati sospesi i ricoveri in chirurgia. A Corigliano 30 ieri nuovi casi su un totale di 107 che riguarda tutta l'ASP. Il sindaco di Frascineto, Angelo Catapano, con propria ordinanza, ha prorogato fino al prossimo 24 gennaio la zona rossa che era stata disposta lo scorso 7. In provincia di Vibo sono state riaperte le scuole nel capoluogo. Elevata è stata l'affluenza degli studenti. A Piscopio invece si conta la quarta vittima. I contagi attivi li rimangono ancora superiori a 200. La vittima è un anziano di 83 anni. E si mantengono ancora sopra quota 100 i contagi da Covid nell'area metropolitana di Reggio Calabria. Sono 104 i nuovi positivi riportati nel bollettino. Si registra un decesso avvenuto al GOM e riguardante un uomo di 80 anni affetto da severe patologie concomitanti da infezione da Covid. E allo stesso GOM annuncia l'azienda ospedaliera è ripresa la campagna vaccinale con la somministrazione delle seconde
seconde dosi per i vaccinati nel V-Day. Nella provincia, a Gioia Tauro, sono 7 i nuovi casi positivi che confermano l'incremento dei contagi degli ultimi giorni, contagi che in realtà non si sono mai arrestati nella cittadina. Dove dobbiamo ricordarlo, su 452 casi totali, oggi si registrano 183 soggetti positivi. Sempre sulla piana di Gioia Tauro, il coronavirus continua a farsi strada anche a Cittanova, 6 nuovi positivi portano i totali a 299 soggetti, di cui 73 persone attualmente positive e 220 guarite. Sono 4 i nuovi soggetti positivi segnalati ieri al comune di Palmi, che su 396 casi oggi vede aumentare nuovamente il numero dei positivi, che è arrivato a 107. Nella Locride, e in particolare nella città di Locri, alla luce dei 136 casi attivi e 7 decessi, arriva l'ordinanza del sindaco di sospensione delle lezioni in presenza per le scuole dell'infanzia, asili nido, scuole primarie e secondarie di primo grado, fino al 23 gennaio. Resta critica nella Locride anche la situazione nei centri dichiarati zona rossa, parliamo di San Luca e della frazione Palizzi del piccolo comune di Casignana. A Roccella invece si registrano altri 5 nuovi casi positivi che portano il totale a 15 per più di una quindicina di persone in isolamento. Roccella è un comune che passa dall'azzeramento dei contagi a 15 persone attualmente positive, 11 ai tamponi molecolari, 4 ai tamponi rapidi. Ora torneremo a coronavirus e vaccini, ma intanto mi candido a presidente della Regione Calabria, lo annuncia il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Il primo cittadino partenopeo è in Calabria, da oggi ufficialmente candidato alla presidenza della Regione Calabrese, dove al momento si dovrebbe votare l'11 di aprile. Luigi De Magistris, sindaco di Napoli da 10 anni, rompe gli indugi e si candida alla presidenza della Regione Calabria a capo di una coalizione civica. Dopo settimane di indiscrezioni, trattativi, inviti alla candidatura da parte del sindaco di Cinque Fronde Conia e dal consigliere comunale di Reggio Calabria Saverio Pazzano, De Magistris ha deciso di scendere in campo ufficialmente. Con il primo cittadino campano, il suo movimento, DEMA, il Movimento per l'Equità Territoriale, e con molta probabilità le liste di Carlo Tanzi, trattative in corso anche con il Movimento 5 Stelle, da valutare cosa succederà nel campo del centro-sinistra con il PD in difficoltà alla ricerca di un candidato credibile ed unitario. De Magistris ha deciso di candidarsi rompendo ogni indugio in una giornata in cui si deciderà anche il destino del governo. Ciò vuol dire che il primo cittadino di Napoli non pensa ad altri tipi di candidature alla Camera o al Senato, bensì ormai è nell'idea di fare il presidente della regione. Per adesso il Covid è un piume in piena che la scienza cerca di portare verso la grande diga di un vaccino che rappresenta l'unica arma nelle mani dell'umanità. Ieri è stato il giorno dei richiami anche nella intorpidita Calabria, sempre ultima nella graduatoria nazionale ma allo stesso tempo segnalata in incoraggiante ripresa. La seconda fase prevista dai protocolli EMA ed AIFA a 21 giorni di distanza dalla prima inoculazione è cominciata con la somministrazione bis ai 279 operatori sanitari selezionati per il Vaccine Day del 27 dicembre in tutta la regione. Somministrazione in Calabria, ma sempre ad andamento lento e siamo sempre gli ultimi. Se per un attimo sembrava risalire la graduatoria nazionale delle vaccinazioni, la Calabria torna ad essere l'ultima regione d'Italia, nonostante abbia superato il 50% delle dosi somministrate. Nel giro di una settimana la sua penultima posizione, subito prima della provincia autonoma di Bolzano, non è durata molto. Secondo il report dell'Agenzia Italiana del Farmaco, erano state utilizzate poco più di 20.000 dosi delle 39.280 rese disponibili dopo la seconda fornitura arrivata. Una spiegazione potrebbe trovarsi nello scandalo dei furbetti del vaccino, specchio di una realtà tutta all'italiana dove una scorciatoia per saltare la fila, sia essa in banca, al supermercato o nel vaccinarsi, si trova sempre. Nel frattempo sono 17.530 gli operatori sanitari e sociosanitari a cui è stato somministrato il vaccino Pfizer-BioNTech, circa 3.000 i non sanitari e 150 gli ospiti di strutture residenziali. Vaccini dopo i farmacisti e i medici, il distretto, quello della Locride, programma gli over 80. Carbone, il direttore, li somministreremo a Siderno, dice Palizzi e Monasterace. E poi c'è anche una polemica sul CERT, allestiti ambienti perfettamente idonei. Anche il distretto sanitario della Locride ha messo a punto il proprio piano vaccinale.
dopo le vaccinazioni degli operatori ospedalieri in ospedale lo scorso fine settimana, tra giovedì e sabato, il direttore del distretto sanitario della Locride, Domenico Carbone, ha dato il via alle vaccinazioni in 3 RSA Locride. Sono state 343 le persone vaccinate a Villa Vittoria di Bagni di Antonimina, 140, Villa Universo di Africo, 127, a Villa Salos di Marinella di Bruzzano. Gli ospiti, gli operatori sanitari, hanno ricevuto la somministrazione. La fase delle vaccinazioni, con l'obiettivo di dare concretezza al modello organizzativo attivato per la gestione e rispettando le priorità ispirate da valori e dai principi di equità, universalità, trasparenza e correttezza, definita a livello nazionale, ha spiegato il direttore del distretto sanitario Domenico Carbone, proseguirà oggi e interesserà la parte residuale dei medici, degli operatori sanitari di strutture pubbliche e private accreditate e non. Mentre per sabato e domenica è stata programmata la vaccinazione dei circa 150 farmacisti della Locride. Inoltre è in fase di programmazione anche la vaccinazione degli ultraottantenni e di persone con patologie varie, così come previsto nella calendarizzazione del piano regionale. Carbone ricorda che il centro vaccinale territoriale è stato organizzato operando in sinergia con l'ufficio tecnico nell'ex ospedale di Siderno. Il direttore spiega che il centro comprende 2 unità vaccinali che diventeranno 3 nei giorni a seguire. La parte in edificio che ospita il centro dispone di uno spazio esterno molto vasto con entrata separata da restante edificio della Cassa della Salute e custodito da guardie giurate e consente il pre-triage con la misurazione della temperatura. All'interno, spiega Carbone, vi sono 2 ampi ambienti destinati, il primo all'accettazione e registrazione, il secondo all'attesa prima dell'accoglienza, in altro ambiente per la redazione della cartella anamnestica. L'ambulatorio è molto ampio con 2 postazioni di vaccinazione, per ognuna delle quali sono previste un medico, 2 infermieri per la somministrazione, un operatore per la sanificazione e il medico igienista, il dottor Pasquale Mesiti, che dovrà effettuare le valutazioni. A proposito delle recriminazioni esternate dal direttore del SERT, De Matteis, il direttore del distretto del SERT evidenzia che non è stato sfrattato nessuno, anzi l'azione concordata col Dipartimento Salute Mentale per garantire la continuità dell'attività è stato ubicato sempre all'interno della Cassa della Salute, in altri ambienti appropriati e idoneamente ristrutturati. Il direttore Carbone annuncia anche che sul sollecito della direzione sanitaria aziendale finalizzata a implementare i punti vaccinali si è anche programmato l'apertura, che molto verosimilmente avverrà entro la fine di gennaio, di altri 2 punti di vaccinazione territoriali, uno a Palizzi e uno a Monasterace. La DIA confisca beni per oltre 20 milioni di euro nei confronti di un imprenditore ritenuto contiguo alla cosca Raso Gullace albanese. La DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha emesso un decreto di confisca di beni personali a carico di Giacomo Giovinazzo, 48 anni, di Cittanova, detto Jimmy, ritenuto contiguo alla cosca Raso Gullace albanese di Cittanova, a cui risulta legato anche da vincoli di parentela, avendo sposato Francesca Politi, nipote del defunto capocosca Girolamo Raso. Giovinazzo, insieme alla moglie e altri 40 sodali, nel luglio del 2016 era stato colpito da un provvedimento restrittivo emesso dal GIP del Tribunale di Reggio perché coinvolto nell'operazione Alchemia della Procura Distrettuale Antimafia Regina, che aveva interessato gli elementi ritenuti affiliati alle cosche Raso Gullace albanese di Cittanova e Parrello Gagliostro di Palmi per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, intestazione fittizia di beni e reati contro la pubblica amministrazione. Le indagini avevano consentito di evidenziare l'interesse delle consorterie verso diversi settori quali il movimento terra, l'edilizia, il settore turistico alberghiero e ancora l'import-export di prodotti alimentari, la gestione di sale giochi e piattaforme di scommesse online e ancora la lavorazione di marmi, autotrasporti, smaltimento e trasporto di rifiuti speciali. Nel suddetto procedimento Alchemia, la figura di Giovinazzo era emersa quale personaggio indiziato a ricoprire il ruolo principio di portavoce ed uomo di fiducia del defunto boss Girolamo Raso, con il compito di mantenere i rapporti con i sodali, con esponenti di cosche contigue e contemporaneamente con il mondo politico ed imprenditoriale, nonché anche con funzionari pubblici, allo scopo di agevolare l'ottenimento di commesse di lavori o appalti, contributi comunitari o altre provvidenze.
Lo stesso più volte in passato era stato oggetto di vicende penali per emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e ancora occultamento e distruzione di scritture contabili, falso, truffa aggravata, bancarotta fraudolenta e associazione a delinquere. Sulla scorta di tali elementi, nel mese di aprile del 2018 la DIA, sotto il coordinamento della Procura distrettuale, aveva già sottoposto a sequestro per misura di prevenzione beni aziendali e personali nella disponibilità dell'imprenditore della Piana. Nel procedimento penale Alchimia, Giovinazzo era stato assolto dal reato associativo e di intestazione fittizia con sentenza di primo grado del 18 luglio del 2020 del Tribunale di Palmi, appellata dal PM che procedeva. Tuttavia, sulla base del principio di autonomia tra procedimento di prevenzione e procedimento penale, la sezione misure di prevenzione ha rinvenuto in questa sentenza elementi di prova valorizzabili in sede di misure di prevenzione, laddove è sufficiente provare l'appartenenza in senso lato ad un'organizzazione criminale e non l'effettiva partecipazione, potendosi collocare Giovinazzo nell'area di contiguità funzionale rispetto al sodalizio mafioso. Così il Tribunale di Reggio, la sezione MP, con il provvedimento di confisca, lo ha ritenuto portatore sia di pericolosità sociale qualificata per la continuità con l'organizzazione criminale di stampo mafioso che per la pericolosità generica. Dal punto di vista patrimoniale è emerso come la crescita dell'attività imprenditoriale sia stata concretamente agevolata dall'avvio e soprattutto dall'espansione dal ricorso sistematico a pratiche imprenditoriali illecite, per cui il patrimonio a cui è riconducibile è stato ritenuto frutto o il reimpiego di proventi di attività illecita. Col provvedimento di oggi è stato sottoposto a confisca un asset immobiliare e mobiliare che comprende beni aziendali e personali, costituito da 5 società di capitale, l'intero patrimonio aziendale, di cui 3 società di capitali, una società di persone e una ditta individuale, con sede a Cittanova, a Roma, operanti nei settori turistico, alberghiero, agricolo, produzione di olio, lavorazione del legname e trasporto di rifiuti. Tra esse anche la nota ed elegante struttura alberghiera di lusso Uliveto Principessa Park Hotel di Cittanova, adibita in particolare a sala ricevimenti. E poi 15 terreni agricoli ubicati a Cittanova per un'estensione complessiva di 13 ettari e poi 2 capannoni a uso industriale per una superficie complessiva di 3.000 metri quadri. Il valore complessivo dei beni sottoposti a confisca è stato stimato a circa 22 milioni di euro. Sentiremo ora il sindaco Pulicaro dopo l'operazione Faust di ieri, sempre votata la lotta anti-ndrangheta nella comunità pianigiana. Continueremo a farlo perché l'amministrazione comunale proprio nelle linee programmatiche ha messo ai primi punti, al primo punto, la lotta all'andrangheta e alla criminalità organizzata, quindi anche in questo caso ci costituiremo parte civile proprio per il bene della nostra città. Ringraziamo anche tutte le forze armate, le forze di polizia per l'operazione che è stata fatta e confidiamo in loro perché attraverso le loro azioni sui territori abbiamo la giusta sicurezza. Polistra oggi viene coinvolta alla ribalta perché una cosca, una famiglia così importante di Polistra è coinvolta in questa operazione. Sì, non solo Polistena ma anche altre regioni sono interessate, quindi noi andremo avanti per la nostra strada confidando, ripeto, nelle forze dell'ordine e noi saremo in prima linea a combattere la criminalità organizzata. Ecco, questi sindaci, se è vero ciò che scrivono, hanno detto le forze dell'ordine, ecco, si avvicinano a queste famiglie di 'ndrangheta per chiedere voti, ecco, da sindaco. Da sindaco dico che quando si formano le liste bisogna parlare con i propri candidati e fare delle scelte, bisogna fare delle scelte oneste, delle scelte giuste, sapere dove andare. Noi in questi anni abbiamo sempre fatto le scelte giuste, abbiamo sempre cercato di inculcare anche a tutti i nostri candidati quali sono i principi e le nostre idee in modo tale da non commettere appunto degli errori. Questo dovrebbe avvenire in tutte le massime sedi istituzionali. Tripodi in prima linea ha combattuto la criminalità organizzata, ma l'abbiamo fatto anche noi con Michele Tripodi perché abbiamo sempre sostenuto la giustizia e la legalità. Quindi questo è un comune di legalità? Assolutamente sì, ne sono convinto perché noi combattiamo la criminalità organizzata, quindi siamo convinti che coloro che commettono degli errori è giusto che paghino.
E parliamo di università. Il lavoro che Università Magna Grecia e ARPACAL stanno portando avanti congiuntamente per l'istituzione dell'innovativo corso di laurea Health One rappresenta un grande motivo di orgoglio per la nostra regione, lo afferma in una nota il deputato della Lega Domenico Furgiuele. Unica nel panorama accademico italiano, aggiunge Furgiuele, questa facoltà multidisciplinare capace di realizzare una integrazione fattiva tra scienze mediche umane, veterinarie, tossicologiche e ambientali, dimostra ancora una volta quanto questa nostra terra sia naturalmente vocata alla ricerca e alla innovazione. Ed ora cambiamo pagina, andiamo ad occuparci della provincia di Cosenza che torna al voto, ma c'è un unico candidato ed è l'ex Iacucci. Sarà una tornata elettorale con un solo candidato, quella che si terrà il prossimo 7 febbraio e che dovrà decretare il prossimo presidente della provincia di Cosenza. Perché è giusto dire il prossimo, non il nuovo, se si considera che l'unica candidatura giunta oggi, giornata in cui sono scaduti i termini per la presentazione, è quella del presidente uscente Franco Iacucci. Il sindaco di Aiello Calabro, rappresentante del centro-sinistra, ha raccolto 708 firme fra gli amministratori che hanno diritto al voto. Ricordiamo infatti che si tratta di elezioni di secondo livello che vedono impegnati solamente consiglieri comunali e sindaci. Nessun candidato per il centrodestra, invece. Rosaria Succurro, sindaco di San Giovanni in Fiore, avrebbe rinunciato per protesta. La coalizione, infatti, avrebbe chiesto il rinvio causa Covid, ma la richiesta non è stata accolta, da cui il ricorso al TAR che non ha concesso la sospensiva e che deciderà nel merito martedì 9 febbraio, ovvero due giorni dopo le stesse elezioni. Soddisfatto invece Franco Iacucci, che ha ringraziato coloro i quali hanno permesso la candidatura. Un lavoro di squadra che ha coinvolto l'intero territorio della provincia di Cosenza, ha detto Iacucci. Abbiamo contribuito alla crescita di un territorio vastissimo, pieno di insidie, ricco di bellezze naturali, storia, tradizioni e cultura. Circa una trentina di agricoltori si sono ritrovati in località Ventarola, adiacente alla statale 106, nel territorio di Isola Capo Rizzuto, per una minaccia di protesta contro la carenza idrica che va avanti da oramai diverso tempo. E oggi, insomma, chiedete una sorta di sostegno, di aiuto. Ecco, un aiuto. Non chiediamo niente, chiediamo un aiuto. Un aiuto di poter andare avanti, ogni persona di poter di nuovo continuare a fare l'agricoltore. Secondo giorno di protesta sulla strada statale 106 dei produttori, soprattutto di ortaggi, di Isola di Capo Rizzuto. Siamo nel Crotonese, lo vedete dalle nostre immagini, sono diversi i produttori che stanno manifestando dalla giornata di ieri. Qualcuno ha pure passato qui la notte sul posto, ovviamente per garantire l'ordine pubblico, sia l'ufficio Digos della Questura di Crotone che i militari dell'Arma dei Carabinieri. Siamo proprio messi male, tutto il crotonese veramente, ma particolarmente noi che siamo assai sui finocchi. Lei da quanti anni si occupa di agricoltura? È una quarantina d'anni. 40 anni fa ho messo i finocchi a piantina, a cimento. Poi il primo finocchio di Isola che ho portato a piantina l'ho portato io. I nostri prodotti, se non si raccolgono entro 3-4 giorni, vanno a malora e quindi il mercato che viene meno, causa sempre lockdown, sempre coronavirus, cioè, purtroppo non ci permette di andare a coprire le spese che abbiamo quotidianamente. La regione dice che non ha risorse e poi deve abbussare al governo, però se noi non abbiamo un risultato della regione, perché il governo in questo momento lo sappiamo che sta succedendo, allora se non abbiamo un risultato noi oggi cercheremo non di chiudere totalmente la strada, di fare almeno di farci sentire, di farci capire. Noi vogliamo che ci danno la possibilità di poter pagare i nostri fornitori di piantine, fitofarmaci, concimi, in modo che possiamo eventualmente iniziare delle nuove campagne, perché purtroppo oggi siamo allo stremo. Andare a coltivare un ettaro di terra a finocchio, solo di spese andiamo all'incontro dai 5-6 mila euro a secondo la temperatura, secondo l'anno come arriva. Non abbiamo la possibilità di affrontare nuove culture, questo è il motivo principale che a noi ci porta qua, perché se noi avevamo le forze per poter superare questa fase come l'abbiamo avuto in passato, oggi non eravamo qua. Purtroppo il dato di fatto principale è che noi vediamo un muro davanti. La problematica principale è questa, non abbiamo le possibilità economiche di poter saldare le forniture delle materie prime che ci hanno portato oggi a produrre il prodotto.
Ed ora la pubblicità, a tra poco. A Sinopoli e Santo Femme d'Aspromonte i carabinieri, dall'inizio dell'anno, nell'ambito dei controlli effettuati al fine di garantire e verificare il rispetto della normativa restrittiva imposta dall'ultimo decreto ministeriale in materia di Covid-19, hanno complessivamente intimato la chiusura a 5 esercizi pubblici. Nello specifico, in tutti i casi, riferisce una nota stampa dell'Arma, tra le varie irregolarità, i militari hanno riscontrato che i titolari somministravano bevande e alimenti permettendo ai clienti di trattenersi all'interno dei locali, nonostante il divieto imposto dalla vigente normativa. Per queste violazioni, per tutti i locali controllati, è stata disposta dai carabinieri la chiusura delle attività per 5 giorni e sono state comminate sanzioni amministrative sia ai titolari che agli avventori. E parliamo sempre di nuovo di PCM e di categorie a cui non va giù. Ai pasticceri e ai gelateri. Siamo stati a Reggio Calabria, abbiamo sentito la proprietà di Cesare. Il nuovo DCPM cosa cambia per l'attività di ristorazione? Ennesimo pasticcio dei nostri governanti che con le loro norme, al posto di semplificarci la vita, ce la complicano ulteriormente, sia ai professionisti che alla gente comune che non riesce proprio a comprendere cosa possa essere cambiato con il nuovo DPCM. E allora il nuovo DPCM prevede in sostanza la sospensione dell'asporto da tutte quelle attività che hanno come codice Ateco 56.3 e 47.25, e cioè i bar senza cucina e le enoteche, commercio al dettaglio di bevande nei locali specializzati. Quindi si crea una ulteriore confusione perché l'asporto è vietato dopo le 18, però chiaramente laddove è consentito, cioè nelle zone gialle, quindi nelle zone arancioni comunque e nelle zone rosse, i bar in sostanza dovrebbero completamente chiudere perché non possono esercitare neanche l'asporto. Quindi si crea una confusione incredibile e paradossalmente io potrei andare a comprare tranquillamente le bevande alcoliche da un'altra parte dove il codice non è bloccato e consumarle nei vicoli, nelle traverse, nelle piazze della città, assembrandomi tranquillamente perché non posso essere controllato. Ribadiamo che le nostre attività sono presidi di legalità, quindi a mio avviso la soluzione al problema è controllare le nostre attività e consentire l'asporto e la vendita regolarmente, solo così si potrà risolvere la situazione. Ecco, abbiamo visto ieri qualche bar aperto che faceva all'interno non da sport, ma si poteva consumare all'interno. Questo è proibito? Chiaramente in zona arancione non è consentito il consumo al banco, assolutamente. Si può fare solamente nella zona gialla fino alle ore 18. E chiaramente con questo nuovo DPCM, se ho il codice 56.1, il codice prevalente, i cosiddetti codici Ateco, che per molti sono incomprensibili, non posso esercitare neanche l'asporto, quindi devo stare chiuso. Dopo l'autopsia, l'ultimo saluto a Rita Fiorenza, la ragazza che è rimasta uccisa dal ritorno di fiamma del suo camino. È stato poi alla Grandi Ostionati di Catania anche per un lungo periodo. I funerali di Rita Fiorenza, la ventenne di Monasterace, è rimasta vittima di un incidente domestico e deceduta il 12 gennaio scorso, al centro Grandi Ostionati di Catania, si terranno domani alle ore 15 nella chiesa matrice di San Giuseppe Lavoratore a Monasterace. Ieri sera infatti la salma della giovane monasteracese è stata restituita ai familiari dopo l'esame autoptico disposto dalla procura di Locri per accertare eventuali responsabilità mediche per la morte della ragazza. Rita Fiorenza era stata ricoverata all'ospedale Cannizzaro di Catania il 23 dicembre scorso a seguito di un incidente avvenuto nella propria abitazione. Nell'ospedale siciliano, al centro Grandi Ostionati, sembrava che il decorso delle cure, pure nella gravità del quadro generale, fosse positivo, ma martedì scorso improvvise complicanze l'hanno portata alla morte. A seguito del decesso, la procura ha aperto un fascicolo ed ha avviato le indagini per accertare eventuali responsabilità mediche per la morte della giovane. Nello specifico, il sostituto procuratore catanese Grazia Tursi ha conferito l'incarico al professore Cristoforo Pomara, ordinario di medicina legale dell'Università di Catania, che si è riservato al termine di 90 giorni per il deposito della relazione medica. La famiglia Fiorenza ha nominato quale proprio legale di fiducia l'avvocato Alessandro Bavaro, che ha seguito tutte le fasi che hanno portato al dissequestro della salma e la sua restituzione ai congiunti, che mercoledì, secondo quanto ci è confermato il legale, potranno dare
sepoltura alla ragazza. La morte di Rita Fiorenza ha destato profonda commozione a Monasterace e sin dal primo momento in cui la giovane era stata trasportata all'ospedale era scattata in maniera spontanea una gara di solidarietà per sostenere Rita. La famiglia Fiorenza, tramite l'avvocato Bavaro, ha ringraziato tutte le persone che sia durante la degenza dell'ospedale di Catania sia dopo l'inattesa scomparsa della ragazza sono state vicini a Rita e ai suoi familiari. Domani Monasterace e la Locride darà l'ultimo saluto a Rita. Altissimo senso del dovere, un esempio da ricordare ancora oggi. Parliamo del 27° anniversario dell'omicidio degli appuntati Fava e Garofalo. Ieri una cerimonia. Il 18 gennaio 1994 a Scilla, sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, si immolarono sull'altare del dovere gli appuntati dei carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, rispettivamente di 37 e 34 anni. Furono vilmente sopraffatti da reiterate azioni di fuoco durante il controllo di una vettura sospetta. Per il loro altissimo senso del dovere, un esempio da ricordare ancora oggi, sono decorati con la medaglia d'oro al valor militare con la seguente motivazione: capo equipaggio, conduttore di autoradio di nucleo radiomobile in area ad elevata densità mafiosa, nel corso di predisposto servizio di controllo del territorio, intimava in movimento l'alt ad autovettura sospetta. Fatto segno a reiterata azione di fuoco da parte dei malviventi che non arrestavano la marcia, li affrontava con insigne coraggio e grande determinazione, replicando con l'arma in dotazione finché, colpito in più parti del corpo, si accasciava esanime. Le successive indagini consentivano di arrestare gli autori, identificati in 5 pericolosi pregiudicati appartenenti ad agguerrita organizzazione criminosa, e di recuperare le armi e l'autovettura di illecita provenienza utilizzate dai malfattori. Fulgido esempio di elette virtù militari e di altissimo senso del dovere spinto fino all'estremo sacrificio. L'arma dei carabinieri, nel rispetto delle norme di contenimento anti-Covid, a 27 anni dall'evento ha onorato con una sobria cerimonia il sacrificio dei due caduti. Siamo adesso nello Stilaro, la comunità ortodossa di Stilo celebra oggi l'Epifania o Teofania. Il monaco Nilo fa anche il punto sullo stato di crisi delle chiese. Dopo aver festeggiato il 7 gennaio il Natale, la comunità ortodossa russa di Stilo celebra oggi l'Epifania. Si completano così con la Teofania o Epifania i 12 santi giorni iniziati il 7 gennaio, cioè dal Natale, perché questa comunità segue il calendario giuliano. Festa della Teofania, che ricordiamo è più importante del Natale e dal punto di vista religioso cristiano si pone al secondo posto dopo la Pasqua. Ma ascoltiamo il valore di questa festa degli ortodossi russi, ucraini, bielorussi, georgiani, serbi e altri che si trovano sul nostro territorio, spiegata dal monaco Nilo. C'è l'Epifania, la Teofania, cosa succede nella festa della Teofania, nella tradizione antica della Chiesa, che è ancora mantenuta dalla Chiesa ortodossa? Si rivela nel Giordano la Trinità. Mentre Gesù viene battezzato da San Giovanni Battista, ecco che sia lo Spirito Santo scende come colomba e Dio Padre dice: questo è mio figlio. Ecco perché nella tradizione antica della Chiesa la festa più importante cristiana è la Pasqua, che è la resurrezione di Cristo, inizio della nostra resurrezione. Dopo viene l'Epifania, seconda perché c'è la Trinità, terza è la nascita di Gesù. E per questo, siccome sono 12 giorni, iniziano il 25 dicembre e finiscono il 6 gennaio. Di mezzo c'è la festa della circoncisione. Questo monastero, mentre quello quindi di Bivongi segue il calendario gregoriano, questo monastero per i fratelli slavi in genere, ma anche per tutti quelli ortodossi che vogliono venire, georgiani, altri, ma anche romeni, tutti, perché la Chiesa ortodossa è una, anche se è divisa amministrativamente, e c'ha quindi questi due calendari. Ecco che col calendario invece giuliano, quello di Giulio Cesare, il 25 dicembre corrisponde al 7 gennaio e il 6 gennaio al 19 gennaio.
Il monaco Nilo, dopo aver affrontato il tema del Covid-19, parla dell'attuale problematica che sta attraversando la Chiesa. Che cosa significa per noi cristiani sereno Natale, sereno 2021? Che non ci sia più il Covid, ma già lo sappiamo che nel 2021 c'è ancora il Covid, ma la serenità deve essere nel cuore. E allora, se anche la nostra fede è debole, se anche poco ricordiamo di quelli che sono stati gli insegnamenti cristiani, dobbiamo cominciare l'anno facendo pulizia nel nostro cuore, cercando, sforzandoci di perdonare quelli che ci hanno offeso, facendo pace con tutti, perché allora in questo modo possiamo vivere un sereno 2021. Ma come dicevamo, questo è l'insegnamento che danno i monasteri. Non importa se i monaci non stanno in piazza seduti a parlare con la gente. Il monaco deve essere segno della preghiera, della possibilità per ognuno di noi di cambiare. E in questi giorni abbiamo letto quello che alcuni anni fa ha detto in questa circostanza il Papa Benedetto XVI, che adesso ormai vedremo sempre di più meno gente in chiesa, le chiese tutte, cattoliche, ortodosse, protestanti, ridotte sempre più e giocate da scelte politiche. Forse spesso non è vero che vescovi, preti siano schierati o fedeli politicamente, ma questo mondo usa la religione vuole usarla perlomeno per motivi politici. Qual è il risultato? Che la maggioranza della gente si è allontanata e continuerà a allontanarsi. Quindi stiamo andando avanti a una grande crisi. Per esempio, per quello che riguarda la Chiesa ortodossa, stiamo vivendo uno scisma. Dalla parte, per pressioni americane, il patriarca di Costantinopoli ha creato una seconda chiesa in Ucraina, disconoscendo quella che esisteva per il semplice fatto che era sotto il patriarcato di Mosca, ma che è nel patriarcato di Mosca. Ma questo che significa? Che il patriarca ha tradito? No, noi dobbiamo pregare per il patriarca di Costantinopoli, come per tutti i vescovi, e dobbiamo sapere che le chiese sono oggi nella tempesta di un mondo ateo che le vuole distruggere. Andiamo adesso a Lazzaro. Maggiore attenzione qui viene chiesta al patrimonio arboreo cittadino. Degrado inaccettabile, dicono dall'Ancadic, affirma il documento del dottor Vincenzo Crea. Oggi vi parliamo del pericolante marciapiede lato sud del plesso scolastico Ierace di Lazzaro, divenuto oramai impraticabile al punto che i rami di una filiera di alberi di pino si protendono fino ad altezza bambino, estendendosi sulla strada comunale Traversa 2 via nazionale. A rimetterci è l'integrità fisica dei passanti, oltre che la circolazione veicolare. Lo stato dell'arte indica la necessità di provvedere alla solerte condizione attuale mediante la sistemazione degli alberi, delimitando nel frattempo il marciapiede con transenne metalliche e non il consueto utilizzo del nastro segnaletico bianco-rosso, denuncia l'Ancadic. Alberi questi che oltretutto sono divenuti nel tempo oggetto di attacchi della processionaria, con nidi già ben piantati. E ciò desta allarme in quanto in prossimità delle scuole e di luoghi frequentati dai bambini. Molti istituti anche in Calabria si stanno presentando in maniera virtuale per via del Covid. Andiamo a Cosenza oggi e conosciamo meglio quali sbocchi lavorativi dall'Istituto Scolastico Mancini Tommasi. Abbiamo con noi la dirigente scolastico Graziella Camalleri.
Per uno studente terminati gli studi della scuola media, scegliere l'Istituto Tecnico Professionale Alberghiero come il Mancini Tommasi a Cosenza significa concretamente avviarlo attraverso un percorso in modo da potergli dare l'opportunità concreta di costruirsi un futuro lavorativo. Anche le diverse statistiche che ha pubblicato il Ministero leggono la facilità di inserimento da parte dei ragazzi che frequentano gli istituti tecnici o professionali di trovare una possibilità di impiego nel mondo del lavoro all'uscita dal percorso scolastico. Quindi per i ragazzi che escono dalle scuole medie, nonostante le difficoltà che in questo momento stiamo attraversando per la pandemia in atto, vorrei mandare il messaggio: scegliere sì con la propria testa, ma scegliere anche e soprattutto seguendo le proprie passioni e le proprie inclinazioni. Infatti è ormai acclarato che non esistono più scuole di serie A o di serie B. L'istituto tecnico piuttosto che l'istituto professionale hanno pari dignità nel percorso formativo e consentono ai ragazzi anche di poter accedere a qualsiasi facoltà universitaria terminato il loro percorso di studio. Però hanno un valore aggiunto, quello di avere dei laboratori altamente specializzati nei quali possono ogni giorno sperimentare il saper fare, quel saper fare che le aziende del settore richiedono ai ragazzi quando devono essere immessi nel mondo lavorativo. Ed ora i titoli dei giornali. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, subito l'apertura di Gazzetta. Ida e il patto coi diavoli, 49 arresti a Rosarno, la DDA, sindaco eletto grazie alla Cosca Pisano, e domiciliari, anche il consigliere Scriva, vedete qui il sindaco di Rosarno e il consigliere comunale Scriva agli arresti domiciliari dopo l'operazione di ieri all'alba. E intanto il titolo di tutta pagina: Conte, Camero ok, ma lo scoglio è oggi, crisi di governo, 321 sì alla fiducia, maggioranza assoluta 259 no, 27 astenuti, al Senato la partita più delicata. Il Premier chiede sostegno a chi ha a cuore il Paese, Polverini si schiera con lui e lascia Forza Italia. Intanto vaccini in Calabria, tra richiami e ritardi si completa la profilassi dei primi 279 sanitari del Vodei, la regione sempre ultima. Tagli alle forniture, arrivate poco più di 9.000 dalle 15.000 dose previste. Ci occupiamo subito di spalla con gli occhiali di Reggio e Provincia. Reggio Calabria, Palazzo di Giustizia, iniziata la perizia sul cantiere fermo a Gioia Tauro, l'architetto nostro nominato assessore alla bellezza, vedete il noto professionista, entra nella giunta di Aldo Alessio, avrà anche lavori pubblici e urbanistica. Monasterace, eseguita l'autopsia, domani funerali di Rita Fiorenza, la famiglia della sfortunata 21enne vuole vederci chiaro sulla sua morte in ospedale a Catania qualche giorno fa. E poi lo sport, Milan e tutto, Ibrahimovic, blitz a Catania, a Cagliari l'Inter ritorna a meno 3 e il Milan si avvicina dunque alla vittoria di questa prima fase di campionato con la vittoria di Cagliari. Per quanto riguarda il quotidiano del Sud, Conte oggi al Senato, sfida decisiva alla Camera, sì alla fiducia con 321 voti, crisi di governo, qualche defezione nel centrodestra, la Polverini lascia intanto Forza Italia. Qui Giuseppe Conte ieri alla Camera. La politica e il clan dei diavoli, arrestato il sindaco di Rosarno, ingerenze nelle elezioni del 2016, un consigliere comunale tra le 49 persone in mano. Tentacoli della Cosca anche sull'ospedale di Polistena. Andiamo ad occuparci di fotonotizia di centropagina. Vaccini Covid, iniziati i primi richiami anche in Calabria, problemi con l'ultrafreddo a Cosenza, carenza di siringhe, ieri 256 nuovi casi ma su 1533 tamponi. A Catanzaro interdetto ma partecipa al concorso medico ai domiciliari, Simeri Crichi attirata in una trappola e violentata sulla scogliera. Invece l'intervista a Magorno,
Boccia il governo, mi astengo per la Calabria. E poi verso il voto regionali, tutti quelli che tifano per De Magistris. Andiamo avanti con le altre notizie. Il taglio basso gallico riparte, l'iter del lungomare, riunione operativa a Palazzo San Giorgio con i tecnici del comune. Il sindaco chiede di arrivare in tempi brevi alla cantierizzazione dell'opera strategica. Non ci sono altre notizie importanti, si completa questo rapidissimo giro su quelle che erano le notizie di prima pagina di oggi relativa al quotidiano del Sud e a Gazzetta del Sud. La linea la restituiamo alla nostra redazione, grazie per averci seguiti. La nostra pagina riguardante il tempo che farà in Calabria. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. E siamo giunti al termine di questa edizione del nostro giornale. Grazie per l'attenzione. Riepilogo. La DIA confisca beni per oltre 20 milioni di euro nei confronti di un imprenditore ritenuto contiguo alla cosca Raso Gullace albanese. Coronavirus in Calabria, 256 casi, aumentano i ricoveri. Vaccini dopo i medici e i farmacisti, il distretto programma Iover 80. 279 richiami in Calabria, ma rimane il nodo forniture. 27esimo anniversario dell'omicidio degli appuntati Fava e Garofolo, cerimonia sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria. È tempo di Open Day, tutti gli istituti si aprono al pubblico, ma solo virtualmente. La comunità ortodossa di Stilo celebra oggi l'Epifania o Teofania. Il monaco Nilo fa anche il punto sullo stato di crisi delle chiese.